Manca ormai pochissimo alla scadenza del termine per iscriversi alle scuole superiori. Entro il 25 gennaio, infatti, gli studenti e le famiglie toscane dovranno impegnarsi per la scelta del giusto percorso di studi. Per aiutarli in un anno già abbastanza difficile per il sistema scolastico, la Regione Toscana, insieme a Giovani Sì, hanno presentato oggi a Firenze un'iniziativa che è volta ad aiutare i giovani nell'orientamento scolastico. Sappiamo bene come questo sia un momento importante, anche un momento delicato nella scelta delle studentesse e degli studenti. Un momento importante perché si va a scegliere quella che sarà il proprio indirizzo scolastico e quindi anche il proprio percorso futuro. E quindi è giusto che le ragazze e i ragazzi, le famiglie lo facciano in maniera informata e consapevole. Abbiamo voluto inserire l'orientamento nel progetto Giovani Sì e anche nei PEZ, che per noi sono un elemento importante nelle politiche scolastiche regionali, proprio perché grazie all'orientamento noi riusciamo a combattere, a prevenire il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica. Quest'anno è particolarmente delicato questo tema perché questa pandemia ha colpito sicuramente in maniera pesante il mondo della scuola. Testimonial d'eccezione della campagna è il cantautore e attore Lorenzo Baglioni, che con le sue canzoni e i suoi video si impegnerà ad aiutare i giovani nella loro scelta. Una scelta informata, consapevole, in linea con i propri obiettivi, aspirazioni, competenze e attitudini. Fare la scelta giusta, infatti, è il primo passo per progredire nel percorso di studi. Sei riuscito a farci amare la matematica, la scienza, la biologia, che cosa ha in serbo per il nuovo anno scolastico? Diciamo che insieme a Giovani Sì e alla Regione Toscana stiamo preparando un progetto di comunicazione sulla tematica dell'orientamento scolastico. È una cosa fondamentale per i giovani, fare la scelta giusta, è una cosa che può effettivamente cambiare il proprio futuro, e stiamo cercando di fare un progetto di comunicazione appunto che coinvolga vari mezzi di comunicazione, da quelli più canonici, quindi radio, affissionistica, televisione, ma anche il web e soprattutto i mezzi di comunicazione che frequentano i ragazzi, per esempio anche TikTok, che è usatissimo dai ragazzi che poi devono prendere queste decisioni. Nell'anno della pandemia la scuola è stata duramente colpita dai vari lockdown. Lunedì 11 gennaio finalmente anche gli studenti delle scuole superiori toscane potranno abbandonare la didattica a distanza e tornare a incontrare i loro compagni e insegnanti, anche se per adesso solo al 50%, come prescrivono le regole dettate per tutte le regioni dal governo italiano. Io ad oggi devo dire che ricomincia la scuola in Toscana e sono contento perché sono convinto che dobbiamo rientrare nella dimensione, nella fase in cui tutti i settori della nostra comunità ritrovano quella vitalità dopo il periodo in cui il coronavirus ci ha costretto a dilatare i rapporti. Voi direte, ma siamo passati oltre il coronavirus? No, assolutamente. Sappiamo che ci sono ancora 3-4 mesi fin quando le condizioni climatiche porteranno con chiarezza, come è avvenuto l'anno scorso, a un alleato naturale, che è il caldo, che sono i raggi ultravioletti, a diminuire quello che è la circolazione del virus in una situazione problematica. C'è il vaccino e la Toscana sta manifestando grandi risultati anche nella somministrazione. Ad ora siamo sui 32-33 mila vaccinati, aumenteranno giorno per giorno. Ci sarà l'anticorpo monoclonale, insomma tutta una serie di alleati che ci portano a far sì che possiamo ripartire con le scuole, perché riusciamo attraverso la presenza a assicurare alla didattica e all'apprendimento quello che è il futuro della cosa più importante per noi, i nostri ragazzi, i nostri giovani.